No, vabbè, questa è la mia faccia dopo 24 ore. Allora, sono da poco passate le 8 e devo fare la foto appena sveglio, in modo da avere un paragone fra 24 ore per vedere cosa succede a questa. L'unico problema è che oggi devo per forza tagliare i capelli. Nelle due foto si noterebbe forse più quella cosa lì, quindi l'unica soluzione che mi è venuta in mente è usare in entrambe un cappellino e coprire questa roba qui. Qualcosa è venuto, andiamo avanti con la giornatina. No, io il mago. Allora, praticamente questi due qui stanno facendo un video interessante, ma simpatico allo stesso tempo, su dove buttare via l'immondizia, quella strana, tipo. Da guardare e se volete capire come cazzo. Non so, mi sembrava un youtuber Alberto. Uno youtuber? Ma infatti c'aveva la faccia un po', vabbè, però continua. vabbè. Ottimo, cenetta andata, adesso andiamo a casa di Simo e io e lui passeremo la notte a lavorare e faremo un video a riguardo. Ok, eccoci qui, di nuovo le 8 passate da un po'. Metto il cappello per non distrarvi con il nuovo taglio e vado a fare la foto. Ma prima ci tenevo a dirvi alcune cose. Prima di fare questo test mi sono comprato questo libro che è finalmente uscito in italiano e vi straconsiglio di comprare, Perché dormiamo. È di Matthew Walker, che ha fatto un bellissimo discorso al TED. Thank you very much. Well, I would like to start with testicles. Ok, Matt. Comunque nel libro si affrontano ovviamente tantissime questioni legate alla privazione del sonno. Innanzitutto una cosa che mi ha colpito è che il nostro ritmo circadiano va avanti nonostante noi siamo svegli o no. Quindi queste curve seguono il loro andamento, a prescindere da quello che facciamo, se dormiamo o no. Quindi alle prime ore del mattino mi aspettavo una rinascita, perché il nostro ritmo circadiano sale nonostante la notte in bianco. Ma per scoprirlo mancavano ancora molte ore. Youtuber cazzoni. Giusto un attimo, giusto una. State giocando a Mortal Sì. Kombat? Chi vince? Nel libro poi si parla di tutte le conseguenze negative di una privazione del sonno, dal banale aumento di peso a cose più serie, tipo cancro, diabete, Alzheimer. Quanto abbiamo rischiato quindi facendo volontariamente questo esperimento? Beh, numerosi esperimenti mostrano come in realtà, dopo solo una settimana dormendo 5 ore di media notte, la performance delle persone si abbassa quanto quella di chi non dorme per 24 ore di seguito, come noi. E la società di oggi ci porta a dormire meno di 8 ore per notte non solo una settimana, ma ben oltre. Ok, adesso ci dedichiamo un po' alla lettura e so che Simo ha un po' di libri interessanti. E tu Allora, appunto stavi leggendo questo? questo grande classico. E invece per me, avevo visto Uno che ti prima. puoi leggere adesso, a Sì, proposito magari di cioè. sonno, mica sonno. Allora questo. Eccolo lì. The Bam. Miracle Morning. Iniziamo a leggere. Ah, se state svegli per imparare, quindi ricordare più cose, siete sulla strada sbagliata. Uno studio che privò i soggetti del sonno per una notte, come me Albi, mostrò un peggioramento del 40% nella capacità di memorizzare dei fatti appresi il giorno successivo. Praticamente la differenza tra saper rispondere a una domanda che ti farà passare un esame o quella che ti permetterà di essere assunto a un colloquio. Allora ragazzi, c'è Simone che sta pensando ancora allo script del video, Del finale del del finale video. del video di questa notte. Ci sei arrivato alla Non conclusione mentite, o non mentiamo, questo è l'orario. Non so se no? Non si si vede. vede. Comunque è l'una. È l'una, ma mancano ancora un po' di ore. Un'altra cosa che mi ha sorpreso è che il sonno non è come una banca. Non puoi accumulare un debito e sperare di ripagarlo più avanti. Quindi non basterà dormire la notte successiva per sperare di poter memorizzare le cose studiate durante una notte in bianco. E non possiamo sperare di dormire di più nel weekend e recuperare tutti i danni fisici che stiamo facendo dormendo poco in settimana. Il sonno è o tutto o niente.
abbastanza preoccupante in una società come la nostra, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in cui bisogna fare sempre tutto in fretta. Top. Com'è? Così. Ma è un po' di raffreddore o solo stanchezza? Pensate sia una coincidenza che le nazioni in cui nell'ultimo secolo sono diminuite maggiormente le ore di sonno in favore di una maggiore produttività. Quindi penso a Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone e anche molti stati qui in Europa. Sono anche quelle in cui si ha un maggior aumento di disturbi fisici e mentali? Adesso sessione video Netflix, ma non baggianate, ma ci guardiamo il documentario di Bill Gates. Una sola notte ha fatto questo alla mia faccia. Quindi che dire? Pensate andare a fare una presentazione così. Ah, perché se parliamo del mondo delle aziende, delle start-up, insomma, chiunque cerchi delle soluzioni nuove a problemi a volte antichi, sappiate che è il sonno a costruire connessioni tra elementi lontani fra loro, il cui legame non è per niente ovvio alla luce del sole. Praticamente si va a letto con un mucchietto di pezzi indefiniti e ci si sveglia con un puzzle completo. Comodo, no? Alla fine quello che ho capito è che il sonno è lo sforzo più efficace di madre natura per contrastare la morte. Eppure facciamo di tutto per ignorarlo. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, iscriviti, ma se mancano meno di 8 ore alla tua sveglia, vai a dormire. Guarda che ti vedo, che sei ancora lì. A letto.